Ciao a tutti, oggi prepareremo le pappardelle con fave fresche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 55 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, prezzemolo, olio, fave fresche, acqua, sale, pappardelle, ricotta fresca scolata dal siero, pepe e pecorino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito di pecorino. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il prezzemolo e la cipolla. E facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo del boccale il trito. Adesso aggiungiamo le fave. E l'olio. E facciamo cuocere per 10 minuti a gradi, velocità 1. Adesso riuniamo un po' sul fondo le fave. Mettiamo il sale, il pepe e l'acqua. E facciamo cuocere per 30 minuti a 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo, prima che termini la cottura, portiamo a ebollizione in una pentola abbondante acqua salata e facciamo cuocere le pappardelle, seguendo il tempo indicato sulla confezione della pasta. Prima di scolare la pasta, mettiamo da parte 100 g di acqua di cottura e scoliamo la pasta al dente, trasferendola in una ciotola capiente. Aggiungiamo la ricotta. E facciamo frullare per 5 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, andiamo a condire le pappardelle, spolverizziamole con il pecorino e condiamole con un filo d'olio a crudo. Pappardelle con fave fresche. Grazie e alla prossima ricetta.